Ed eccoci qua ragazzi, in un altro episodio su Elden Ring! Riprendiamo dove ci eravamo lasciati e cominciamo a esplorare tutta la parte centrale di questa zona, la parte che ci eravamo lasciati alle spalle e la parte che ci permette di accumulare altre farfalle. E queste lumache le droppano comunque. Prima, meglio, ecco, ammazzare questo qua magari, prima che fa casino. Muori, muori. Le farfalle a me. Bello. Che cosa? Ho sentito un suono strano. Come se qualcuno stesse cercando di lanciare un incantesimo. Dobbiamo esplorare qua dentro ora. Ciao zio. Sto qua, girati. Pregato. Ci sono tanti nemici interessanti qua. Tieni, giochiamo un po' col fuoco. Ti becco subito. Uno, due. Anche a te. No! Cavolo, pensavo di beccarlo. Perfetto. Fiamma, purificami. Vediamo che incantesimo è. Di cosa si tratta? Non è un incantesimo, però è una pitomanzia. Riduce l'accumulo e cura l'avvelenamento e la marcescenza scarlatta. Incantesimo dei monaci del fuoco. Genera un fuoco interiore che dissipa le tossine. Riduce l'accumulo di veleno e marcescenza scarlatta, oltre a curare gli effetti di queste alterazioni. Questo incantesimo marchia la pelle dell'esecutore con lievi ustioni, simbolo del rispetto dovuto alla fiamma. Molto utile, ma che io non userò quasi mai, anzi proprio sicuramente non userò mai. Perché mi finisco a fare danni. So che sono un folle a non usare incantesimi così potenti, però... Altre farfalle. Quante abbiamo, aspettate? 88. Non sono né tante né poche. Qua sembra che non ci sia nient'altro in teoria. Però? Andiamo avanti allora. Sempre questi suoni di incantesimi random, non lo so io. Comunque sembra che qua non ci sia assolutamente nient'altro. Beh, la zona l'abbiamo in teoria completata. Quindi possiamo cominciare di nuovo a proseguire. La domanda è dove vado? A sinistra, in mezzo o a destra? Ah, in teoria a destra ci sta il vicolo cieco, perché ci sta la barriera naturale. Quindi sì, direi di cominciare andando qua. Ok, togliamo tutto il resto e andiamo. E questi qua in teoria possiamo anche ignorarli. Poi li faccio fuori comunque perché sì, punto. No! Figo! No! Che culo! Minchia! Tutti morti, non ci sono problemi. No, scoiattoli bastardi! Come potete scappare da me? Tanto cerchiamo come sempre di delimitare le zone per suddividere il tutto in piccole aree. Quindi diciamo così. Così, sì, ci blocchiamo qua e qua. Facciamo prima il lato destro della strada. Vediamo se riesco a beccarli tutti e tre in una botta sola. Attenzione! No, solamente due. Però il terzo non è riuscito a scappare, quindi buono così. Altri scoiattoli. Ma sai che dico sti cazzi, li ammazzo così. Ecco qua. Molto meglio. Cioè, mica posso lasciarli in vita ogni volta. Altri piccioni che moriranno. Ma perché sti piccioni non droppano più le zampe?
Vabbè, le droppano, però le droppano raramente. Ora come ora posso craftare solamente quella inutile, sì, cioè, inutile fino a una certa. Però comunque anche per craftarla mi mancherebbero le lucciole. Ma in futuro ci serviranno per fare quelle del drop rate. E niente, una faticaccia proprio. Ma salve. Cioè dovrebbe essere debole perché li abbiamo già affrontati quei cosi giganti. Fa solo paura, in realtà fa cagare. Però fa comunque paura. Minchia, mi ho dimenticato. Ora cade con due colpi e muore. Dopo un colpo extra giusto per... Ah no, però basta così. Minchia. Madonna, il danno. 5 lire. Beh, qua più o meno abbiamo visto. Quindi possiamo tornare indietro e esplorare anche l'altra parte di zona. Andiamo fino a... Ok. Ok. Che magari qualcosa di nascosto potremmo trovarlo qua in giro. Anche se sembrerebbe di no. Nemmeno un oggetto. Però niente. Ma dai. Ok. Ci sono solamente un fottio di scoiattoli qua. Qualche cervo. E ora finalmente possiamo anche controllare questo edificio. C'è nessuno. Sembrerebbe di no. Pozzo del fiume Heinze. Questo è un pozzo. Tanto perché siete morti tutti voi. Niente, è morto di tristezza. Gli è venuto un attacco di cuore, così a caso. Figata. Sì, facendo il mal di testa, lo so, però. Capitemi. Figata, dove stiamo finendo, raga? E si scende di un bel po'. Wow. Figata. Fiume Heinzel. E abbiamo già trovato una zona nuova da esplorare. Che esploreremo come si deve. Però più tardi. Per adesso salviamo solamente la nostra grazia. E finiamo l'esplorazione di questa zona qua. Poi potremo tornare qua sotto. Ecco qua. Saliamo un attimo. Sotto è vuoto, beh? C'è il baratro? Sì, penso di sì. Non lo so. Comunque figata. Prima controlliamo poi il bordo, che magari qua c'è qualcosa. E invece niente. Beh, devo comunque dare un'occhiata. Altri materiali di random inutili. Fungo! Mi servono i funghi. Anche se non è già un casino, fanno sempre comodo. Che cazzo? Ah, un orso! Di quelli grossi, bro. Ok, cerchiamo di delimitare di nuovo la zona. Così abbiamo una minima idea di dove siamo. Ok. Quindi siamo qua, là, ci sta quello, ok. Vieni orsecchiotto, vieni, vieni. Che ti trasforma in pelliccia. No. Ming!
mai sei stato così potente, te? Citta, citta, l'orso citta. Ehi. Ma sbaglio, questo è più potente di quell'altro. Ma sì, è sicuramente più potente, una bestia. Porca troia. O forse prima c'avevamo il buff, per questo sembra così debole quell'altro. Non lo so. Nel dubbio lui non poteva scappare il suo destino. E perirà lo stesso. Aspetta che morì, faccio il culo. Tanto condoliamo meglio sotto. Sì. Questo è proprio Sparta. Già. Ma poi così là che cosa so, scusate? Ma come? Ah, scusa, tasto sbagliato. Che schifo. Che schifo. Sono delle formiche giganti. Molto brutte, tra l'altro. Che brividi. Si è pure fatto giorno, più o meno. Cioè, non proprio, però. Quasi, quasi. Sta sorgendo già il sole. Qui possiamo andare di attente con lo scudo. Ah, che bello. Molto meglio. Ora magari mi ricrafterò poi altri coltellini, che li ho quasi finiti. Oh cazzo, mi sa che ne ho craftati troppi. Vabbè raga, forse è l'abitudine. Di solito craftavo il massimo delle bombe. Ora ci abbiamo solamente 480 coltellini in deposito. Vado. Forse a fine episodio dovrò farmarne un po' off screen di queste ossa. E queste qua ora. Allo? C'è stronzate io. Meglio! Ma sempre così tanto fa di danno. Ma è una bestia, raga! Potentissimo rispetto all'ultima volta. È il boss di fine livello questo. E se io faccio pure il bastardo, eh? Quello lì mi vuole one shottare. Allora io userò il cavallo. Che col cavallo potrà semplicemente sparare palle di fuoco da lontano e quello si attacca al cazzo. Ecco, doppia palla di fuoco. E ora vieni, Via c'è. Ah, pirla. Te la sei andata a cercare. Ti lancio le palle di fuoco. Minchia. Bella. Stai esagerando, ragazzone. Madonna. Ok che anche è colpa mia, però. Datti una calma, dai. Vedo per bastardo. Con quel salto il danno si è beccato tutto il cavallo. Vabbè, potrei anche usare l'ampolla, ma non c'ho voglia. No, meglio usare l'ampolla. Minchia, minchia, via, 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 via. Cazzo fai? Ma che cazzo fai? Cavallo di merda! Cavallo di merda! Il mio cavallo mi tradisce. Che cavolo sta combinando questo orso qua? Minchia! Dai che mo crepa. Alleluia. Raga, questa è la boss fight di fine gioco. Non ho capito. Era molto più potente di quello dell'altro. Molto più aggressivo. Faceva molto più danno. Madò. Un mostro. E se non sbaglio, il nostro torrent in teoria ora ha pochissima salute. Quindi raftiamo un po' di cibo per torrent e facciamolo mangiare, poverino. Mi fa pure un po' pena. Poverino, c'ha poca salute. Mo' pian piano lo refulliamo. Come sta a posto? Guardate quanto è felice e sorridente. Ma so che non c'è niente però, vero? Cioè, scusate, mi vengono i dubbi. No, non c'è niente. C'è solamente qua il gufetto. Che ci regalerà un'altra delle sue uova.
piano. Ah, ma c'è un altro sacchiotto. E sarà anche questo così potente? Non lo so. Mi è quasi quasi passata la voglia di esplorare sta parte qua. Cazzo. Cavolo, è qualcosa. Puzza di boss fight. Quindi, affrontare una boss fight davanti a un orso gigante non mi pare una scelta intelligente, quindi prendiamo l'orso e portiamolo via. Se magari riuscissi a beccarlo sarebbe anche meglio. Ma porca troia, a fiamma del merda. Certo che però sta cosa quando non c'è in mana è... il gioco trolla di brutto. Niente. Orso bastardo, figlio di troia. No, 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 non c'ho cure però, cazzo, non posso fare errori a rodare. No, non ci penserei nemmeno. Ok, sono morto, raga. Purtroppo sono morto. No, non c'ho cosa. Aspetta. Oh, un errore, sono morto, raga. Un errore, sono morto. Prima l'attacco e poi il nostro attacco. No! Quello è importante, che cazzo! Oh! Albero di merda! Difficilissimo senza gli incantesimi, perché le bombe da cavallo sono la cosa più scomoda del mondo. Ecco, che cazzo di palle però. Questi orsi sono sbroccati. Sono molto più potenti di quegli altri. Beh, a mali estremi, estremi rimedi. Questi orsi sono figli di troia. Noi utilizziamo la saetta runica. Così imperano questi bastardi. Ora tipo non ci faranno più danno, noi li one shottiamo e tutto il resto. Cioè vabbè, non parlo così perché se aumenti di 5 livelli sono aumentate le statistiche, ok? Ma 5 livelli ogni statistica. E questo vuol dire anche un bel po' di difesa in più. Quindi sarà molto più difficile ucciderci. E volendo potremmo anche approfittarne per mettere delle armature un po' più pesanti. E visto che possiamo mettere più peso, ora andiamo pure belli pesanti. Voglio vedere come mi tocca mo quel coso gigante, l'orsacchiotto. Ma mi vendico, bastardo, mi vendico. E ora, finalmente, morirete tutti e due, bastardi. Ecco qua. Questo qua. Gratta, gratta. Vado a sfondo al culo, bastardo. Forza, invece. Coglione. Aia. Madonna, Torrent sta per creparci, però. Via, via, via. Madonna. Fa comunque un casino di danno, no, raga? Rispetto a quell'altro, cioè, questi qua sono molto più potenti. Una differenza enorme, abissale. Minchia. No, c'è decisamente qualcosa che non va. Cioè, guardateli. Non hanno alcun senso. Cioè, davvero è uno in questo caso, quindi guardatelo, però. Capite, no? Bastardo. Ora, muori. Minchia. Questi cosi non hanno senso proprio. Hanno veramente qualcosa che non va. O quello che abbiamo incontrato prima, per qualche motivo aveva un terzo delle statistiche normali. Oppure, non lo so, magari nell'ultima patch hanno raddoppiato la potenza di tutti gli orsi. Quello là era veramente debole, ma questo è fortissimo. Orsi di merda.
Aia. Ora mi one shot se mi becca. Posso anche zompare qua sopra, è vero? No, è un po' la sbagliata. Che sfiga, sto doggiando in quell'istante. Cazzo! Minchia, via. Alberi di merda, però ci si mette in mezzo ai coglioni. Madonna, sono veramente difficili questi qua. Delle bestie. Ora non mi resta che affrontare il coso che era apparso da che sia una mini boss fight. E vedremo se ci dropperà qualcosa di bello. Però non oggi, ragazzi, perché per oggi ci fermiamo qua. Se il video vi è piaciuto, fatemelo sapere con like e commenti. Ricordatevi di iscrivervi e non nel dubbio ci rivediamo alla prossima. Ciao. Bye.